hanno sfilato per le strade di Milano e manifestato davanti alla sede della Pirelli gli operai della Bekaert, l'azienda di incisa Figline Valdarno a rischio chiusura. Il presidio si è svolto in concomitanza con la giornata di sciopero indetta da FIM, FIOM e WILM in difesa di 318 posti di lavoro. Presenti anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, la sindaca Giulia Mugnai e altri rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione a Milano è stata promossa perché la fabbrica toscana che produce corde metalliche è stata per più di 50 anni di proprietà della Pirelli, che a tutt'oggi ne è il principale cliente, dopo averla ceduta alla Bekaert nel 2014. Durante il presidio il presidente Rossi ha chiesto di essere ricevuto dai vertici della Pirelli per chiedere loro di attivarsi in difesa dello stabilimento toscano. Io avevo chiesto che fosse il governo a fissare un incontro con Pirelli, secondo me qui ci può essere davvero una chiave per un'ipotesi di reindustrializzazione. Da Pirelli sanno che stamani sono venuto qui, si sono fatti avanti, hanno detto che sono disponibili a discutere con le istituzioni, nei prossimi giorni vedremo come poterci parlare. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato un nuovo confronto fra azienda, sindacati e istituzioni per il prossimo 21 settembre.